intorno al 3000 a.C., in Cina, nel territorio compreso tra il fiume Giallo e il fiume Azzurro, si stabilirono comunità di agricoltori e allevatori. La zona era resa fertile dalle continue inondazioni dei fiumi. Il fiume Giallo deve il suo nome proprio al colore giallognolo che il limo dà alle acque. Verso il 1800 a.C., in Cina si formarono i primi grandi regni governati da dinastie, spesso in lotta tra loro. Nel 221 a.C., il principe Qin Shi Huang della dinastia Qin, da cui probabilmente deriva il nome della Cina, unificò tutti i regni in un unico impero e divenne il primo imperatore della Cina. L'impero cinese terminò nel 1912 d.C., quando la Cina divenne una repubblica. I cinesi praticavano soprattutto l'agricoltura. Per portare l'acqua nei campi più lontani dai fiumi, costruirono canali e, per sfruttare i pendii delle montagne, utilizzarono la tecnica del terrazzamento. Coltivavano riso, soia, miglio e grano. I cinesi allevavano buoi, cavalli, maiali e bachi da seta, da cui ricavavano fili per realizzare preziosi tessuti. Gli artigiani producevano oggetti di ceramica, canna di bambù, bronzo e giada, una pietra preziosa color verde giallastro. Rendevano alcuni oggetti lucidi e impermeabili usando la ceralacca, una particolare sostanza vegetale. Molti di questi prodotti erano poi venduti ai popoli dell'Asia e del Mediterraneo. I mercanti cinesi si spostavano lungo le vie carovaniere, che collegavano città anche molto lontane. La più importante era la Via della Seta, che univa la Cina con l'Occidente. Era un percorso lungo 8000 km, che si snodava via terra, via mare e lungo il corso dei fiumi. Questa rotta commerciale prese il nome dal prezioso tessuto che solo i cinesi sapevano produrre. I mercanti cercavano sempre nuove vie per il commercio, perciò col tempo divennero veri e propri esploratori. A capo della società cinese c'era l'imperatore, venerato come un dio. Egli aveva un grande potere. Comandava l'esercito ed era affiancato da un consiglio di nobili e guerrieri. Per amministrare un impero così grande, nominava dei funzionari, chiamati mandarini, che riscuotevano le tasse e facevano eseguire le opere pubbliche. Il resto della popolazione era formato da guerrieri, sacerdoti, artigiani e mercanti. La maggior parte del popolo era costituita da contadini. In tutto l'impero si rispettavano le stesse leggi e si parlava la stessa lingua. I cinesi vivevano in casette di legno con il tetto ricoperto di tegole colorate, dotate di un cortile interno. Le case dei ricchi erano più grandi, decorate con colori vivaci e con un giardino esterno all'abitazione. I cinesi erano politeisti, veneravano gli spiriti dei loro antenati e alcune divinità della natura. La più importante era Shangdi, il dio supremo. I cinesi vissero a lungo in pace grazie agli insegnamenti di Confucio, che fu un grande pensatore. Tra il VI e il V secolo a.C., egli tentò di spiegare a tutti gli uomini e a tutte le donne come vivere serenamente all'interno della società, grazie a valori come la lealtà, la sincerità e la disponibilità. I cinesi, nel corso della loro storia millenaria, sono stati degli inventori geniali. Molte delle loro scoperte tecnologiche sono utilizzate ancora oggi. Incominciamo dalla medicina. La medicina tradizionale cinese ha origini antichissime. I cinesi impararono a curare il dolore attraverso l'agopuntura, una tecnica che consiste nel posizionare dei sottili aghi in specifiche parti del corpo. Questa pratica è utilizzata ancora oggi. I cinesi impararono inoltre a sfruttare gli effetti benefici di erbe e piante naturali. Questo tipo di cura è conosciuto con il nome di fitoterapia. I cinesi inventarono la bussola. Già dal I secolo a.C. usavano la bussola per orientarsi. Era composta da un cucchiaio di un minerale magnetico che ruotava su una tavola di bronzo. La parte alta del cucchiaio indicava il nord, mentre il manico il punto opposto, cioè il sud. All'inizio veniva utilizzata durante gli spettacoli per stupire il pubblico. Solo più avanti i cinesi la utilizzarono per orientarsi durante la navigazione in mare aperto, in assenza del sole o delle stelle. La scrittura ideografica,
L'impero cinese era talmente esteso che nei villaggi, sparsi su tutto il territorio, si parlavano lingue molto diverse tra loro. Per superare questa difficoltà, i cinesi utilizzarono un sistema di scrittura uguale per tutti. Le prime forme di scrittura risalgono al 1500 a.C. e sono state ritrovate su gusci di tartaruga e su ossa di animali. I primi segni utilizzati furono i pittogrammi, cioè disegni che rappresentavano un oggetto. Questi semplici disegni lasciarono il posto agli ideogrammi, una scrittura utilizzata ancora oggi e la più antica giunta fino a noi. I cinesi inventarono la carta e la stampa a caratteri mobili. La carta che utilizziamo oggi per scrivere proviene dalla lavorazione della corteccia degli alberi. In Cina, intorno al 100 d.C., per ottenere la carta si immergevano in grandi vasche piene d'acqua vecchi stracci, cortecce d'albero e germogli di bambù. Questa poltiglia veniva spalmata su un largo setaccio, sul fondo del quale rimaneva un foglio umido dopo che l'acqua era colata dai fori. Il foglio veniva staccato, pressato e lasciato asciugare all'aria. Si trasformava così in un vero e proprio foglio di carta pronto per la scrittura. I cinesi misero a punto anche il primo sistema di stampa a caratteri mobili della storia. I singoli segni erano scolpiti su blocchi di legno, venivano immersi nell'inchiostro e premuti sui fogli come dei timbri. Successivamente i caratteri mobili furono realizzati in piombo e utilizzati fino al secolo scorso per stampare libri e giornali. Infine ricordiamo che i cinesi impararono a tessere la seta, una stoffa molto pregiata. Per lungo tempo furono l'unico popolo a saperla realizzare, e ancora oggi si usa lo stesso procedimento. Il baco, dopo essersi nutrito di foglie di gelso, produceva un bozzolo che veniva raccolto dagli allevatori. I bozzoli venivano immersi in acqua bollente e poi srotolati. Si ottenevano così i fili di seta. Per ricavare un filo spesso e resistente, era necessario intrecciare insieme più fili. In questo modo gli antichi cinesi creavano splendidi tessuti.